La macchina della sicurezza Lido di Venezia è stata attivata ed entrerà nel vivo con l'inizio della 74esima mostra del cinema. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale saranno un centinaio gli agenti impegnati quotidianamente, suddivisi in turni, il 30% in più rispetto agli anni passati, ha detto il questore, di cui 60 pernotteranno a Lido, mentre gli altri giungeranno dalla terraferma. Qui saranno gli stessi identici controlli che si fanno in tutte le situazioni ad alto rischio. Ci sarà una zona arancio dove c'è una preselezione, dove ci saranno dei blocchi, dove ci sarà personale munito di metal detector per fare i controlli alle persone. Poi una seconda zona più ristretta, la zona rossa, che è quella che copre il Palazzo del Cinema, l'ex Casinò e quindi tutti gli accessi, dove ci sono i secondi controlli ancora più approfonditi e dove all'interno di queste strutture ci saranno personale specializzato con nuove tecnologie. Tecnologia all'avanguardia per tenere tutto sotto controllo attraverso la sala operativa all'interno dell'ex Palazzo del Casinò. Abbiamo creato questa sala operativa avanzata con allegata sala crisi, nell'eventualità che ovviamente scongiuriamo assolutamente, per poter avere il controllo totale di tutto il personale che è qui impegnato in attività di prevenzione e di controllo. Le pattuglie saranno anche dotate di smartphone in grado di filmare e/o fotografare eventuali persone ritenute sospette, per poi inviare in diretta i file alla centrale operativa dove la Digos riuscirà ad identificarle in breve tempo. Presente anche il furgone mobile della polizia scientifica per effettuare identificazioni e accertamenti in loco. All'interno ci sono apparecchiature per il fotosegnalamento, la raccolta di impronte digitali, il riconoscimento della presenza di tracce di stupefacenti o di polvere da sparo sulle mani di eventuali sospetti.